1, 2, 3, 4. Cara Enrica, Enrica cara, tu e la tua frangetta, avete l'argomento della scossa di questa sera? Sì, questa sera parliamo di sante... Ah, sante. Sì. Sante. Amici, bentornati all'eredità. Ci siamo, ci siamo. Siamo tornati qua. E voi siete tornati con noi e avete fatto una cosa sicuramente saggia. Perfetto. Qual è l'argomento della scossa di questa sera? Parliamo di yoga per cani. Eh? Yoga per cani. Yoga per cani. Pare cioè, di sì. Anche i cani fanno yoga. Così lo facciamo tutti insieme. No, lasciamolo fare ai cani. Allora, in America spopola lo yoga per cani. Uno, due, tre. Cara Serena, Serena cara, di cosa parliamo questa sera? Qual è l'argomento? L'argomento di questa sera è segni zodiacali. Che segno sei? Io Toro. Toro? Allora, oroscopo del viaggiatore. Si capisce anche dal fatto che le nostre professoresse si cambiano, perché il lunedì si cambiano, stanno tutta la settimana vestite nello stesso modo, non si cambiano mai, vanno anche a dormire vestite così e il lunedì si cambiano, finalmente, perché io a un certo momento ho delle difficoltà a stare vicino a loro. C'è Benedetta! Ciao a tutti! Cristina! Buonasera a tutti! Serena ed Enrica! Entriamo nel vivo della gara con i nostri compagna. Il pubblico. E il pubblico. È arrivata la conferma. Infatti l'università di Rochester ha studiato l'umore di 74 persone per ben 3 settimane e ha notato che nel weekend, i giorni appunto che vanno dal venerdì alla domenica, le persone sono molto più gioiose, stanno meglio, è proprio un senso di benessere, quindi diminuiscono persino i dolori fisici, l'ansia, eccetera. Questo perché quando abbiamo più tempo per noi, per le persone che amiamo e per fare ciò che desideriamo, è inevitabile che si sta meglio, insomma. 74 persone per 3 settimane. Sì. Venivano qui, lo chiedevano a noi. Non c'era bisogno di tanto studio. Comunque era giusto fare una ricerca scientifica approfondita. Andiamo da Roberta. Cos'è buona? In un caso è stato accertato nel 1961, quando il chirurgo russo Leonid Rogozov si asportò da solo l'appendice. Isolato in una base del Polo Sud e disperato per i forti dolori addominali, decise di operarsi avvalendosi dell'aiuto di tre assistenti improvvisati, tra cui un meteorologo e un meccanico. Diciamo che si dovette basare molto sulla sua immagine riflessa e soprattutto sul proprio tatto. L'operazione durò ben 2 ore. Immagino il meccanico che si... Nel 1987, dopo 3 anni di successo, grazie a canzoni in inglese come per esempio Self Control, Raff ha deciso di interpretare per la prima volta una canzone in italiano. Era Gente di mare, l'ha scritta proprio lui, e inoltre l'ha cantata insieme a Umberto Tozzi. Ha avuto così tanto successo che ha continuato a cantare in italiano. Self Control è stato un successo internazionale. Che vi dicevo, non sono favolose le lasagne della mia zietta? No, sono superlative. Anche questo bicchiere d'acqua è squisito. Cristina, ogni tanto lasciati tentare, fai come me. Kilocal aiuta a ridurre le calorie in eccesso, meno grassi, meno zuccheri. Inoltre Kilocal, grazie ai suoi principi naturali, aiuta... Sotto un problema, ora mi piacerebbe eliminare quel fastidioso gonfiore alla pancia, non vi capita mai? Beh. Trio Carbone Plus è in compresse, facili da deglutire con un sorso d'acqua. 2, 3, 4.
amici, bentornati. Hai fatto quasi anche la mossa finale. Scatenata pure la frangia. Allora, cara Enrica, di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di fiaschi cinematografici. Allora, quale di queste star è protagonista?